Che cosa hanno in comune i pollini, Albert Einstein e i mercati finanziari? Per raccontare questa storia siamo tornati nel luogo di lavoro del patriarca Giuseppe, ma dal 1900 avanti Cristo ci spostiamo al 1900 dopo Cristo. Nel XIX secolo il biologo Robert Brown aveva osservato al microscopio i movimenti in un fluido di granelli di polline. Praticamente lui guardava dei pulviscoli sopra dell'acqua e si rese conto che questi pulviscoli non stavano fermi, ma si muovevano in continuazione. Non ne capì veramente il motivo, pensò in una vitalità propria ai pollini. Fu nel 1905 che Albert Einstein si chinò su questo fenomeno e lo capì. Si rese conto che questi minuscoli e leggerissimi granelli di polline andavano ad urtare in continuazione contro le molecole dell'acqua e questi urti li mettevano in movimento. Il geniale Einstein non solo capì la chimica del fenomeno, ma creò anche un piccolo modello matematico dei movimenti del pulviscolo nel liquido. Albert Einstein sapeva che quando ci sono innumerevoli fattori indipendenti gli uni dagli altri ad influenzare un fenomeno, allora spesso questo fenomeno si comporterà secondo la legge di probabilità nota a tutti, quella normale, detta anche legge gaussiana, la legge praticamente della campana. Quando pensiamo al tempo o a dei fenomeni biologici, innumerevoli fattori interagiscono, il risultato che ne uscirà molto spesso sarà centrato attorno allo zero, se vogliamo, perché molti fattori tra di loro si annulleranno. Poi ci sarà una simmetria in questi movimenti, in questi influssi, perché non c'è motivo per cui ci siano più influssi positivi piuttosto che negativi. E naturalmente saranno più frequenti gli effetti medi, gli effetti, se vogliamo, al centro della distribuzione dei risultati. Ed ecco che possiamo visualizzare davanti a noi la campana. Quindi la distribuzione degli effetti è simmetrica, è centrata attorno allo zero, che a sua volta è probabilmente anche la media di quello che succede, e poi la distribuzione diventa sempre più sottile, perché eventi molto lontani dalla normalità, dalla media, sono poco probabili. Quindi eventi estremamente grandi in positivo o in negativo si verificano raramente. Se noi applichiamo questi principi a qualcosa che si muove, ad un processo, e abbiamo i motivi di credere che ciò che lo influenza sia il frutto di tanti eventi indipendenti tra loro, ecco che allora possiamo applicare il modello matematico inventato da Albert Einstein, detto del moto browniano, dal nome del biologo Brown. Quindi abbiamo dei movimenti che sono più o meno casuali, ma i cui spostamenti dalla media avvengono in maniera normale, gaussiana. Questo modello fu applicato nel 1900 dal matematico francese Louis Bachelier nella sua tesi di dottorato scritta presso il signor Poincaré, che è famosissimo. Bachelier applicò un modello più semplice del moto browniano, il più semplice di tutti i cosiddetti processi di Markov. Un processo di Markov è un processo che conosce la storia di se stesso, è un processo dove il valore che noi vediamo ora è basato sui valori della storia precedente. Il processo più semplice di Markov è la cosiddetta passeggiata aleatoria, in inglese il random walk, ovvero il movimento casuale di qualcosa che si muove nel tempo e che segue più o meno i principi illustrati. Ecco, Bachelier applicò questo modello ai prezzi dei titoli finanziari. Bachelier poi venne abbastanza dimenticato e il modello non fu più applicato per molti anni, fino agli anni 70. Nel 1973 il modello verrà usato da Black, Scholes e Merton, due di loro vinceranno poi il premio Nobel 20 anni più tardi, per scrivere il famosissimo modello di Black-Scholes, quello che permette non solo di modellizzare l'andamento dei mercati finanziari, ma anche di prezzare, di calcolare matematicamente il valore degli strumenti derivati.